Buongiorno a tutti, sono Viviana, sono educatrice professionale, quindi per certi aspetti mi sento un attimino intrusa in questo ambiente, no? Però è molto bello poter condividere e soprattutto far emergere un vero senso della multidisciplinarità che tutti i giorni, oggi più che mai, si presenta nell'ambito dei nostri lavori. Come vi anticipava Massimiliano, sono parte integrante dell'equipe del Centro Adattamento Ambiente Domestico di Bologna. E per chi non lo conosce, vediamo qui, il centro è parte di una rete esistente nella regione Emilia-Romagna. E in ogni provincia c'è un centro di adattamento ambiente domestico promosso dalla Regione Emilia-Romagna e nel 2005 abbiamo cominciato la nostra operatività e dopo dei 5 anni ci siamo iniziati a chiedere un pochettino come stavano andando le cose con rispetto al nostro intervento. Ci tengo comunque per metterci un pochino sulla ottica di che cosa facciamo al CAD, darvi 3 punti semplici di quali erano gli obiettivi del centro quando la Regione Emilia-Romagna ha deciso di creare questa rete. Soprattutto, un po' sulla traccia di quello che ci raccontava il dottor Arvati, è veramente questo la prevenzione alla istituzionalizzazione, sia dal punto di vista dei costi, sia dal punto di vista della qualità della vita delle persone. Quindi promuovere politiche rivolte al sostegno dell'autonomia e nonché della vita indipendente delle persone, delle non autosufficienti e delle loro famiglie. Tenete presente che in questi aspetti prendiamo tante cose in considerazione perché parliamo non solo dell'autonomia, cioè del vero diritto di scegliere e volere di essere, se no anche di attuare questa possibilità di essere. Scusate, sono educatrice, quindi mi viene in automatico fare queste belle differenze. Quindi di poter scegliere e attuare quello che scelgo, o vedo dove sia veramente possibile. Vi siete accorti che non sono italiana, vero? Ok, sono argentina, quindi vi trattenete un po' con la cadenza spagnola. Il secondo punto, il secondo obiettivo del nostro centro era favorire la permanenza delle persone nel proprio domicilio, nuovamente qui la prevenzione. E questo andava tutto molto bene per l'istituzione, sia a livello politico, sociale, sanitario, però rimaneva, nonostante tutto questo quadro, la possibilità di rispondere in maniera crescente alla domanda che ci facevano le persone per poter sostenere la loro vita nella propria abitazione, soprattutto dopo di tanti studi e tante anche altre realtà in tutta l'Italia, dove veniva verificato che una qualità di vita sia nell'anziano sia nella persona disabile, psichica o motoria, nella propria abitazione, nel proprio contesto, con i loro punti di riferimento, dava sicuramente un costo minore, un costo sociale minore. Il nostro è un centro di primo livello, quindi siamo direttamente rivolti al cittadino. E diamo una risposta che sia il più vicino possibile, fruibile per la persona. Se non abbiamo la risposta diretta, cerchiamo comunque di indirizzarlo dove lo può reperire. Come vi dicevo prima, ne so che abbiamo poco tempo, quindi come vi dicevo prima, dopo dei 5 anni di interventi ci siamo chiesti come stava andando, no? Molto pressi dell'attività, di poter rispondere, e il CAD di Bologna è un'equipe che lavora in tutta la provincia di Bologna, e con risorse, non entriamo nel merito, perché magari anche da ancora da potenziare, però con molta passione, quindi a 5 anni di lavoro sul campo ci siamo fatti delle domande veramente per capire se ancora oggi, dopo dei 5 anni,
il nostro intervento continuava a essere efficace come percepivamo all'inizio degli interventi. Per poter rispondere a questo, dico velocemente, come prima cosa abbiamo fatto un semplicissimo questionario ai nostri utenti, prendendo un campione dell'anno 2008-2009, quindi abbiamo scelto 200 situazioni che abbiamo conosciuto, abbiamo mandato un semplicissimo questionario da rispondere in maniera anonima. E abbiamo avuto una risposta molto elevata perché su 200 118 persone ci hanno risposto. Di queste 118 persone noi abbiamo scelto una decina di situazioni molto più umili dei numeri che ci ha dato il dottor Arvati sull'esperienza di Mantova, però con l'idea di poter cominciare a capire cosa succedeva mettendo in confronto i costi dell'intervento di adattamento domestico che proponeva il CAD con quelli derivanti del possibile non intervento. E parlavamo non soltanto del costo della soluzione, dello strumento, dell'ausilio, che sarebbe banalizzare un po', prendere soltanto il lato economico. È un parametro molto basso, se no, vedere proprio il costo sociale dell'intervento o non intervento. Quindi quello che emerge come costo economico dell'istrumento in confronto con quello del non intervento a medio e lungo termine e, come avevano anticipato altri colleghi, proprio del disagio, il costo per il caregiver, l'assistente o il familiare. E l'strumento che abbiamo utilizzato, scusate, prima è l'altro obiettivo, emergendo, tutto quello che emergeva di questo confronto metteva in evidenza comunque una ricaduta positiva del nostro intervento sulla vita della persona, sui servizi sociali e così via, sui servizi sanitari, sulle politiche abitative e via dicendo. Lo strumento che abbiamo utilizzato è uno strumento del SIVA, è uno strumento SKY, e la metodologia di lavoro suggerita da questo strumento prendeva come spunto quello che noi abbiamo ritenuto idoneo alla nostra indagine, è il costo tecnico dell'ausilio, la sua manutenzione, la sua durata clinica. Noi non ci occupiamo esclusivamente di anziani, ci occupiamo di non autosufficienza, quindi di anziani, disabili, psichici, motori e anche dei bambini, quindi dell'età evolutiva. Quindi la sua durata clinica era ben diversa, si parlavamo del futuro di un bambino con paralisi cerebrale infantile, si parlavamo di un anziano con demenza o con deperimento senile, o si parlavamo di un disabile adulto, anche lì con i suoi derivanti, acquisito, congenito, evolutivo o stabile, dipende dalla patologia. Allora, in questo aspetto abbiamo considerato proprio la durata tecnica, nonché la durata la durata clinica, nonché la durata tecnica. Quanto può durare questo impianto, se inserito all'esterno o all'interno dell'abitazione, ad esempio in un servoscala. La spesa a carico del servizio pubblico e nonché anche dell'utente o della famiglia. Tutto questo confrontato e non lasciando da parte l'importante costo della retribuzione oraria di un'assistenza umana, sia di un assistente domiciliare e che sia del caregiver, perché l'assistenza domiciliare va in ferie, ha le loro malattie, anche i loro diritti, quindi i giorni festivi e il familiare deve farsi carico, ad esempio. Allora, andando avanti, io vi dico che delle situazioni che abbiamo scelto, vi racconto solo una per non rubarvi troppo tempo e per darvi un'idea. Non parlerò esclusivamente, non parlerò di domotica, parlerò di una situazione
dove possiamo vedere quanto può incidere un adattamento di ambiente domestico. Già è stato detto in precedenza, gli scenari stimolanti dell'ambiente domestico sono una pedina fondamentale per stimolare la persona, soprattutto in queste situazioni. Nel congenito, per stimolare il genitore all'accettazione della situazione e negli acquisiti, per stimolare la persona e prepararla ai grandi cambiamenti della sua vita. E negli anziani c'è una mediazione molto forte fra il mantenere i suoi ricordi, perché vi assicuro che quando facciamo consulenza anche muovere un comodino per inserire qualche cosa per l'anziano è un punto di riferimento di quei 50 anni di camera da letto condivisa con sua moglie, che non c'è verso che si muova quel comodino per dar passo a un sollevatore, ad esempio. Quindi tutto questo viene considerato il lavoro di un'equipe multidisciplinare, dove c'è il peso di una figura sanitaria che ci aiuta e ci sostiene sugli aspetti clinici sanitari, c'è il peso di una figura tecnica che ci dà tutti gli strumenti e la metodologia dell'applicazione di questi sistemi, e c'è il peso della figura sociale che può unire e compattare questi due mondi in una soluzione che sia veramente congrua per questa famiglia, questo paziente, questa situazione che andiamo a vedere. Oggi parliamo di Barbara. Barbara ha avuto un incidente, una giovane di 19 anni, che è ricoverata a Montecatone, ci comunicano che ha avuto una tetraplegia, un trauma, C6, quindi per chi non è al corrente, paraplegia, tetraplegia, però una tetraplegia bassa con rispetto agli arti superiori, perché aveva una manualità abbastanza ancora funzionale per gli arti superiori, e alta grave per gli arti inferiori, di cui non aveva più movimento. Dico con parole molto semplici per non scendere e neanche invadere campi sanitari che non sono della mia competenza. Vive con il padre, Barbara, e la sua compagna, la compagna del papà, in una casa in affitto al quinto piano con ascensore. Montecatone lavora molto spesso e collabora con noi, quindi ogni dimissione della provincia di Bologna, sì, loro fanno prima il primo approccio sulle difficoltà ambientali e subito dopo ci chiamano se dobbiamo intervenire come centro adattamento ambiente domestico. Allora ci chiama subito, ci segnala la situazione e ci dà già l'indicazione quando verrà dimessa Barbara e noi cominciamo il nostro lavoro con il contatto con la famiglia, con i servizi sociali del territorio, nonché con l'aiuto e supporto del case manager di Montecatone che ci dà l'indicazione del suo percorso riabilitativo. Di tutti questi dati preliminari cominciamo a prevedere a favore di Barbara un'assistenza sia del padre che da un operatore, perché questo papà dovrà andare a lavorare, fornito della ASL per pochissimo. Vado veloce allora. Ok, allora, fornito dell'azienda USL. Arriviamo a un valore con un costo medio, ho segnalato già le fonti di 8.200 euro per l'utilizzo soltanto del bagno. Guardate che non tocco neanche un argomento di automazione, solo proprio le cose basilari, il bagno, in quanto non è adatto alla sua situazione funzionale. E il finanziamento che abbiamo individuato, approfitto di questa situazione per raccontarvi velocemente, e quello del Fondo regionale per la non autosufficienza, il Fondo nazionale, voi sapete bene, la finanziaria questo anno ha dato un taglio atroce, però la Regione Emilia-Romagna ancora è attivo e per a favore, considerando anche lo scaglione ISEE della famiglia, a favore ha un contributo del 90% sulla spesa dell'intervento, su un tetto massimo di intervento di 10.000 euro. Velocemente, vedete voi qui, è il bagno che si presentava a noi di Barbara.
Siamo già tutti abbastanza, penso, pratici per quanto riguarda l'accessibilità, quindi già vedete diverse problematiche che doveva affrontare la ragazza per farsi il bagno integrale, la doccia integrale, eccetera, eccetera. Devo andare molto veloce. Allora, abbiamo individuato il tecnico e linea di massime nel momento se prepara una prima bozza di come potrebbe essere una soluzione. Nonostante la problematica sia il bagno, non tralasciamo altri elementi che potrebbero essere importanti per Barbara, come l'elettrificazione della tapparella della sua camera, almeno, e ribassare il citofono in modo che quando è da sola possa rispondere, elettrificazione della serratura della porta. È una cosa minima, infima, però che per lei era importante, poter andare in terrazzo a prendere i suoi vestiti quando erano appesi nello stendino e c'era un gradino, quindi anche sistemare il gradino al terrazzo. Abbiamo già parlato del tetto di spesa che era 10.000 euro con rispetto a quello che poteva affrontare il fondo per la non autosufficienza, quindi ci siamo dedicati al bagno, che era sistemare il bagno. C'è, una volta data le nostre indicazioni, il loro progettista si è occupato, con l'autorizzazione del proprietario dell'abitazione, a stilare il primo progetto, da cui il nostro tecnico ha dato altre indicazioni più minimali. Questo è il risultato del bagno di Barbara oggi, che può utilizzare in totale autonomia. Guardate che hanno fatto una scelta molto carina, no? Il pavimento anti-esodo, io non entro in questi aspetti perché saltano all'occhio con le fotografie. Segnalo soltanto la presenza del bidet, perché la compagna del papà era abituata a usare il bidet. In questa situazione non dava nessun tipo di fastidio, il bidet è rimasto. E nonostante ciò, Barbara utilizzava la sua docetta bidet sistemata al fianco del WC. Hanno eliminato il mobile che impediva l'accostamento della carrozzina al lavabo. Ho lasciato apposta questa foto, vedete che avevamo dato indicazione di uno specchio a filo del lavandino. Hanno fatto una scelta di uno specchio reclinabile che noi non condividiamo molto, perché quando si abbassa la immagine comunque non è quella vera. Al di fuori del finanziamento, godendo di questa possibilità del contributo, piccoli cambiamenti, piccoli adattamenti per grandi cambiamenti, hanno comunque elettrificato la porta, ribassato il citofono e fatto il lavoretto per uscire in terrazzo. Vado velocissima per dirvi che questa è la sintesi a 5 e a 10 anni. Quando io vi parlavo allora di un costo di non intervento a 5 anni, risultava questi valori, sempre prendendo una tariffa oraria di 8.000, erano 8 euro e 200 più o meno la ora, quindi nel giro dei 10 anni come veniva a costare l'intervento di un assistente domiciliare. Il costo dell'intervento del CAD, un preventivo dei 15.000 euro, di cui hanno avuto un riconoscimento da 9.000 attraverso il Fondo regionale per la non autosufficienza, e la famiglia si è fatto carico del resto. E credo che la tabellina sia abbastanza chiara. Questi sono i numeri di quello che significa poter migliorare la qualità della vita delle persone, però ai servizi, all'istituzione, quanto può risparmiare. Adesso vi lascio come riferimento anche questa tabella. Queste erano le 10 situazioni che abbiamo scelto. Guardate che 33 anni, 46, 19 era Barbara, 24, 57, 27, 23, 76 un anziano, oltre 75, 6 anni una PC molto grave e 21 anni. Abbiamo dato l'indicazione anche dell'ISEE della famiglia. Il tipo di finanziamento, c'è una risposta articolata fra i servizi sociali, i servizi sanitari e il CAD di Bologna,
per poter indirizzare, aiutare la famiglia a comporre questo puzzle dei servizi, normativa, contributi, agevolazione, detrazione IRPEF, IVA agevolata e via dicendo, che il cittadino si perde. Vi lo posso garantire che gran parte, soprattutto del mio intervento come operatore sociale, è poter aiutarli a guidarli in questo. E qui abbiamo una serie di numeri che ci può aiutare a confrontarci sui costi e benefici veri di un intervento di adattamento all'ambiente. Logicamente a 10 anni non lo abbiamo calcolato per la persona di 76 anni, per mantenerci nel concreto e nel reale. Questo è un piccolo grafico per dimostrarvi comunque come le cifre variano da 5 a 10 anni, come costo del non intervento e costo dell'intervento. Come ci troviamo noi oggi di Bologna? Ci troviamo che l'esperienza ci ha indicato che i servizi sociali e i servizi sanitari hanno cominciato già da anni un dialogo, un ponte di comunicazione, una collaborazione effettiva. E collaborano, si creano giorno a giorno, andiamo costruendo insieme collaborazioni, protocolli e modalità di lavoro, metodologie di lavoro. Di un'altra parte abbiamo il mondo dei progettisti, architetti, ingegneri, insieme a loro la CNA, SUNIA, ACER, gli albo dei professionisti, gli artigiani, i sindacati, con cui cominciamo a relazionarci seriamente, però parlano con noi. Quindi ci troviamo in questa situazione di cerniera tra due mondi, che speriamo che prima o poi io questo grafico lo possa fare circolare e dinamico. Però ancora oggi è molto difficile. Le riflessioni conclusive, chiudo, quello che vi dicevo prima, che i servizi del CAT oggi sono una cerniera intelligente, però collocata in questa zona franca, in questa zona grigia sui servizi alla persona, che disabili e anziani cominciano a emergere protocolli e approcci peculiari per affrontare queste situazioni. La conoscenza dei CAD, pur essendo esclusivamente l'Emilia-Romagna in questo momento in Italia avere una realtà del genere, e continua ogni giorno a ridefinire i suoi confini. Ogni giorno andiamo un pochettino più avanti. E stiamo lavorando capillarmente e valorizzando tantissimo le risorse del territorio, senza la collaborazione delle vere risorse del territorio, terapisti occupazionali, fisioterapisti, realtà delle associazioni, eccetera, eccetera, il nostro lavoro sarebbe molto più soletto e meno riconosciuto. Nonché anche a livello delle relazioni istituzionali, quindi gli assessorati alla salute, del sociale, e tutto il mondo dell'ACER, dell'edilizia pubblica, le politiche abitative e così via dicendo. Il CAD come terminale, come funzione politica propulsiva, una cultura inclusiva a favore della D, che in questo non è aspetti di domotica, sino di adattamento domestico, e lavoro a livello dei piani di zona e dell'edilizia pubblica, sulla progettazione, sugli interventi preventivi, no? Prima di assegnare un alloggio pubblico. L'importanza culturale, quello che vi commentavo prima, e nonché la formazione verso il personale sociosanitario e anche dei tecnici su tutti questi aspetti. Ecco qui, questa è la realtà di CAD di Bologna. Grazie.